Vestita di una tunica lisera, vestita di una tunica lisera, fatta di ossa di germino e rosa, fatta di ossa di... Nella straordinaria cornice dell'Anfiteatro Romano di Arezzo si è conclusa alla grande quella che sarebbe stata la 69esima edizione del concorso polifonico, trasformato quest'anno nel Festival Corale Internazionale Guido d'Arezzo. Il polifonico è una cosa gigantesca perché porta e ha sempre portato centinaia di coristi ad Arezzo, a tutto il mondo, e per tanti anni li ha portati. Quest'anno, come l'anno scorso, non siamo riusciti a realizzare il concorso e quindi abbiamo fatto una cosa diversa, cercare di portare coristi da varie parti d'Europa con tutti i controlli sanitari che potevamo, però alcuni tra i migliori cori d'Europa, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Croazia, e poi abbiamo portato i cori italiani professionali, i migliori gruppi italiani, e quindi siamo riusciti a fare un festival che non esiste in Italia come pari, un festival che ha dato spazio alla musica popolare, alla musica antica, a Josquin des Prez, di cui quest'anno sono i 500 anni della morte, alla musica contemporanea con il gruppo UT e le masterclass dei maestri Rasmussen, Urshala e Burak Unerden, con Insieme Vocale Vox Ordis, con Liber Cantus di Perugia e tanti altri gruppi. A chiudere l'intensa settimana di concerti, convegni e conferenze, una serata dedicata al canto popolare. Oh, my dear.